Ciao e bentornati su Misteri Ricappe Dita. Oggi andrò a spiegare un film d'azione avventuroso, intitolato The War. Attenzione spoiler! Buona visione! All'inizio del film, una voce narra che molte persone pensano che il tempo dei draghi sia finito, ma in realtà è solo appena iniziato. Ogni 500 anni, una donna con un potere mistico nasce. Ha l'abilità di trasformare un serpente nel drago più potente di tutti. La natura del serpente definirà il destino del mondo. Se è un serpente buono utilizzerà il potere per proteggere l'universo, ma se è cattivo, lo utilizzerà per distruggerlo. La voce conclude dicendo che adesso è tempo che lo spirito si risvegli. La scena taglia quindi a un incidente su un sito a Los Angeles. Un cratere enorme si è formato sul terreno, e la causa è sconosciuta. Un uomo che viene trattenuto urla che la bestia si è risvegliata. Diversi ufficiali di polizia investigano il luogo, cercando di trovare prove. Un reporter di nome Ethan Kendrick arriva sul sito e filma una scaglia sul terreno. Ethan ritorna quindi al suo ufficio, ma non riesce a smettere di guardare la scaglia. Gli ricorda di una storia che il suo mentore, Jack, gli ha raccontato 15 anni prima quando era solo un bambino. Il padre di Ethan lo ha una volta portato a un negozio di antiquariato che apparteneva a un uomo di nome Jack. Qui, Ethan ha visto uno strano baule, e una luce misteriosa è fuoriuscita da esso. Del fumo da dentro la cassa ha colpito Ethan, e Jack ha realizzato quello che stava per accadere. Ha finto un attacco di cuore e ha mandato il padre di Ethan a prendere dei medicinali, per parlare da solo col ragazzo. Jack ha raccontato quindi la leggenda degli Imugi. Gli Imugi, che tradotto in italiano vuol dire draghi, sono delle creature mistiche che vivevano nel paradiso con i loro discepoli. Ogni 500 anni, un Imugi viene ricompensato per le sue buone azioni con la possibilità di diventare un drago celeste, più forte di qualsiasi altro. Ma per fare ciò, l'Imugi dovrà ricevere il dono dello Yuiju dal paradiso. 500 anni fa, un'opportunità simile è stata data ai serpenti. Ma tra di loro c'era un Imugi cattivo di nome Buraki, che voleva possedere lo Yuiju per poter diffondere il male nel mondo. Il paradiso non voleva dare a Buraki un potere del genere, così hanno mandato lo Yuiju sulla terra. Durante il 1057, lo Yuiju è atterrato in un piccolo villaggio della Corea. Il paradiso ha mandato quindi i suoi migliori guerrieri, Bokum e il suo studente Aram, per proteggere lo Yuiju da Buraki. Tuttavia, il serpente cattivo non si sarebbe tirato indietro finché non avesse preso il potere. Una ragazza di nome Narin nacque con un tatuaggio sulla sua spalla, che significa che era stata scelta per possedere lo Yuiju. Quando Narin ha compiuto 20 anni, il potere dentro di lei si è formato completamente. Fin dalla sua giovane età, il protettore dello Yuiju, Bokum, ha addestrato Aram a proteggere Narin e gli ha insegnato tutto quello che doveva sapere sugli Imugi. Ha dato quindi un medaglione al discepolo, che lo avrebbe protetto come salvatore di Narin. Col passare del tempo, i due si sono innamorati e il giorno in cui è diventata ventenne, il loro villaggio è stato attaccato da un'armata mandata da Buraki per rapire Narin. Hanno distrutto l'intero villaggio e ucciso tutti quelli sulla loro strada. I soldati hanno quindi controllato ogni spalla delle ragazze per cercare il marchio, e hanno trovato Narin. L'hanno quindi rapita, ma Aram è arrivato a salvarla ed è riuscito a portarla a una cascata. Bokum è corso quindi alla cascata, dove ha trovato il medaglione di Aram sul terreno. I due sono scappati insieme. Arrabbiato e disperato per prendere lo Yuiju, il perfido Buraki si è presentato di persona. I due hanno raggiunto una scogliera, e sono stati quasi catturati. Sono saltati dalla rupe, suicidandosi, e lasciando Buraki ad aspettare altri 500 anni per far rinascere lo Yuiju. Dopo avergli raccontato la storia, Jack mostra a Ethan il segno sul suo braccio, dicendo che è la reincarnazione di Bokum, e che Ethan è la reincarnazione di Aram. Passa quindi al ragazzo lo stesso medaglione, e gli dice di tenerlo sempre vicino. La ragazza con lo Yuiju è già stata mandata sulla Terra, e il suo nome è Sara. La devono trovare, e salvarla da Buraki. Tornando al presente, Ethan è ancora nel suo ufficio. Chiede a un suo collega di nome Bruce di cercare una ragazza di nome Sara, che è nata con un tatuaggio di un drago sulla sua spalla. Bruce ride, dicendo che ci sono migliaia di Sara a Los Angeles. La scena si sposta quindi alla ragazza, che si sta allenando in palestra. Lei e le sue amiche guardano il notiziario e vedono Ethan riportare della scaglia trovata quel mattino. La notizia sconvolge Sara, che corre velocemente fuori dalla palestra. Nel frattempo, l'agente Frank Pinsky, che sta investigando il ritrovamento della scaglia, si incontra con degli scienziati che la stanno studiando. Hanno scoperto che la scaglia è più dura del diamante e sembra appartenere a un rettile antico. Nessuno ha mai visto una sostanza simile prima, così non hanno idea sulla sua origine.
Sara ha un brutto presentimento e sente come se la sua vita fosse in pericolo. La sua amica Brandy crede che la notizia di prima le sia entrata in testa e la invita a uscire. Di notte, tre teppisti assaltano Sara in strada. Jack arriva lì e sistema i teppisti in un attimo prima di andarsene. Da qualche altra parte in uno zoo, il custode imbatte nel perfido i Mughi Buraki, che lancia un elefante in aria. Un uomo sconosciuto vestito di nero guarda da distante, mentre il custode spaventato rimane senza parole. Sara è adesso alla stazione di polizia, dove spiega come i teppisti sono stati stesi, mentre un reporter le scatta una foto per pubblicare la storia. Si scopre che è uno dei colleghi di Ethan, che guarda la foto di Sara e vede il tatuaggio sulla sua spalla. Ha finalmente trovato la ragazza che possiede lo Yuiju. Di notte, Sara sogna di qualcuno che la prova a uccidere. Quando si sveglia, è tormentata da un dolore al petto, così chiama il 118, e i paramedici la portano in un ospedale. La sua amica Brandy e il suo ragazzo vanno a casa di Sara per impacchettare i suoi vestiti e portarli all'ospedale, ma incontrano il serpente gigante Buraki. Lui uccide Brandy con un colpo e continua la ricerca di Sara. L'uomo di prima si scopre essere il generale dell'esercito di Buraki, ed è lì pure lui. Il giorno dopo, Ethan e Bruce vanno a casa di Sara, che è sotto investigazione per l'omicidio di Brandy. Scoprono che lei è in ospedale e vanno a trovarla. Ethan finalmente la incontra e le dice che è lì per aiutarla. Ma mentre parlano, Buraki circonda l'ospedale in cerca di Sara. Ethan e Bruce riescono a scappare via, ma vengono fermati dal generale. Tuttavia, una macchina mandata da Jack li salva. L'FBI investiga l'attacco di Buraki all'ospedale e scoprono che il serpente sta cercando Sara. L'agente Frank riceve l'ordine dai suoi capi di uccidere la ragazza una volta trovata, perché è l'unico modo per fermare Buraki. Nel frattempo, il generale raduna il suo esercito, chiamato l'esercito Atrox. È composto da creature storiche, come draghi volanti e i Doddlers. Jack lascia Ethan e Sara alla spiaggia e i due vanno verso la casa di un suo amico psicologo. Il dottore ipnotizza Sara e le chiede della sua vita passata. Lei ricorda la sua vita come Narin e che amava Ram. All'improvviso una luce blu brilla da dentro di lei e inizia a fluttuare a mezz'aria. Ethan la calma, ma Buraki li trova. Salgono sulla macchina e scappano via, mentre l'enorme serpente li segue. I due riescono a fuggire e chiamano Bruce. Si incontrano in un ristorante, dove Bruce prepara un elicottero per loro così possono volare da qualche altra parte. Jack appare di fronte a Ethan e gli chiede di portare la ragazza a una cascata, dove un serpente buono può prendere possesso dello Yuiju. Ma questo significa comunque che Sara morirà, così Ethan si rifiuta. All'improvviso, Buraki arriva al ristorante, facendo scappare i due per le loro vite. Li segue in giro per la città, distruggendo tutto quello sulla sua strada. Il duo raggiunge il tetto di un grattacielo, da dove salgono su un elicottero. Ma prima di decollare, il serpente enorme si arrampica sull'edificio e prende l'elicottero nella sua bocca. Ethan e Sara saltano di nuovo sul tetto, mentre l'elicottero precipita ed esplode. Gli ufficiali hanno dichiarato la situazione un'emergenza e hanno mandato diversi elicotteri per combattere Buraki. Mentre i mezzi sparano alla creatura, Ethan e Sara corrono via. L'armata in qualche modo riesce a togliere la bestia dall'edificio, ma vengono attaccati dall'esercito Atrox. Un gruppo di draghi attacca i soldati e vengono presto sopraffatti. Un'armata imponente di carri armati combatte il gruppo di Doddlers, ma non c'è storia con le creature. L'agente e il suo socio Campbell finalmente trovano Sara ed Ethan e li portano in un edificio sicuro. Tuttavia, quando arrivano lì, Frank punta la pistola a Sara. Ha l'ordine di ucciderla, per fermare il caos. All'improvviso, Campbell spara a Frank prima che lui possa uccidere Sara. Crede che solo Sara ed Ethan possano fermare Buraki dal tornare ogni 500 anni. Il duo sale in macchina e va via dalla città sperando di scappare, ma l'armata Atrox li trova. Vengono rapiti e portati al nascondiglio di Buraki. Ethan viene legato a un palo, mentre Sara viene distesa da Buraki per consumare lo Yuiju dentro di lei. Vengono circondati dall'esercito nemico e non hanno modo per fuggire. Il generale convoca Buraki, che si avvicina a Sara per prendere lo Yuiju. All'improvviso, un fulmine colpisce il medaglione di Ethan. Il potere del medaglione viene rilasciato, facendo fuoriuscire una forza che uccide l'intero esercito Atrox, riducendolo in polvere. Tuttavia, il generale e Buraki rimangono illesi. Il generale colpisce Ethan e una forza elettrica fuoriuscente dal medaglione uccide pure lui. Adesso, Buraki infuriato attacca i due, ma viene bloccato da un Imugi buono mandato dal paradiso. I due serpenti si scontrano in un'intensa battaglia, strisciando l'uno contro l'altro. Sono uguali in forza e abilità,
ma Buraki riesce a stendere Limugi Buono e si avvicina di nuovo a Sara. Vedendo qualcuno di così forte come Limugi Buono essere sconfitto, Sara non ha più speranze. Accetta finalmente il suo destino e approccia Buraki. Un fulmine luminoso brilla dal suo tatuaggio, che crea una sfera magica fluttuante. Questa sfera di potere è lo Yuiju. Prima che Buraki la possa consumare, Sara, che può controllarla, la lancia verso Limugi Buono. Il serpente la assorbe e si trasforma nel drago mistico che Buraki desiderava essere. Sara sviene sul terreno, incosciente. Dopo la trasformazione nel drago, Limugi Buono è centinaia di volte più potente di Buraki. Lo colpisce e lo lancia sul terreno facilmente. Il drago prova quindi a tornare in paradiso, ma Buraki si attacca alla sua coda. La bestia volante lo attacca quindi con il fuoco e finalmente lo ammazza. Approccia quindi Itan che sta tenendo Sara e fa fuoriuscire lo Yuiju dalla sua bocca. Il corpo di Sara si trasforma in fumo magico e crea l'immagine della sua forma eterna. Dice quindi a Itan che si incontreranno di nuovo un giorno e viene risucchiata dallo Yuiju. Il drago mistico consuma il potere e vola via verso il paradiso. Iscriviti per nuovi video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!